Ehi là ragazzi, salve a tutti, benvenuti con questa nuova guida, questa nuova let's play, questo nuovo gioco. Siamo su MacPixel, MC Pixel. Non so, mi sa è MacPixel, non è McDonald's. Comunque, allora praticamente questo gioco l'ho trovato girando un po' su YouTube, girando un po' i video lì così. Sono riuscito a trovare questo gioco. Cosa è successo? Praticamente scaricandolo, cioè l'ho scaricato e ho iniziato a registrare. Io vi dico subito che non so niente, eh. Non sapevo niente almeno. Praticamente l'ho giocato e solo che mi sono accorto che cambiando da full screen a ridotto, insomma, non mi ha più preso la registrazione. Quindi me ne sono accorto per fortuna in tempo, ho fatto giusto un livello. Ah, intanto story mode. Vi dico subito che questo gioco è senza senso, come avete appena potuto vedere, insomma. Praticamente ho fatto il chapter 1. Non ha senso. E ho fatto questo. Ovviamente ho cancellato i dati perché altrimenti no, non so se potevo rifarlo. Non ho idea. Comunque, allora, praticamente cosa dobbiamo fare? Ecco, vi spiego subito cosa dobbiamo fare. Ci sono questi 6 livelli, no? Sono 6 livelli. In ogni livello abbiamo 20 secondi per prendere la bomba e buttarla fuori dal livello. Per esempio, qui dietro c'è tipo sto alieno che si fa una canna. Così. A caso, tanto per dirvi quanto ha senso a questo gioco. E ride, beh, giusto. E praticamente se non troviamo la bomba, esplode. Esplode lo scenario. Allora, per esempio, in questo livello, non mi ricordo più. Allora, tipo dobbiamo andare qui. Ecco, tipo gli tira un pugno nella pancia e salta via la bomba. E come vedete abbiamo salvato l'ospedale. Cioè, funziona così sto gioco. E non lo so il perché. Tipo questo, mi pare che deve andare la candela al Buddha qua, a lui. Ecco. Ne avete capito qualcosa? Neppure io. Ok, questo livello, questo capitolo non sono riuscito a finirlo perché poi me ne sono accorto. E mi mancavano gli ultimi due livelli. I primi quattro li so fare, per esempio. Ah, tipo questo era che mi dovevo buttare io. Sì, cioè praticamente vi dovevate buttare dentro la lava, non ho capito il motivo, ma fa lo stesso. E questo... Che roba è? Cioè tipo ho preso me stesso. Che poi tra l'altro il personaggio sembra Fry di Futurama, cosa sta succedendo qui? Raga, cosa ho fatto? Cos'è successo? Ecco, mi mancava questo del treno e quello dopo. Allora aspettate un attimo, calmi tutti, perché se non ricordo male la bomba, ecco, li tira i calci, giusto, no? Cioè non è che magari uno prende una bomba e la butta fuori dal treno, no, li tira un calcio. E questo qua della scuola, che la bomba è dentro l'armadietto, ok? Non potete farci, cioè se cliccate, se per sbaglio cliccate una cosa sbagliata, esplode. Così, a caso. Allora l'isola mi pare fosse che prendete la bomba e gliela date all'alieno e lui se la fuma praticamente. E poi esplode. E vi chiede la maionese. Perché se io clicco qui... Ok, gli tira i calci in faccia, no? Ed esplode, giusto. Mentre se io clicco la campanella... Esplode, vero? Sì, perfetto. Allora, mi viene in mente di dare la dentiera al vecchio. Oh, ciapa. Ciapa dentiera. Apri la porta. Ciapa lui la dentiera. Tiè. Mi ha tirato un calcio. Perché? Allora, la coppa serve perché diciamo che se non succede una cosa all'inizio vuol dire che va bene come cosa. Quindi, suona. Ma che cacchio? The day we saved. Total time 1.33. Ok. Cioè abbiamo finito. Abbiamo vinto. Perfetto. Bello. Ah, ecco, sì. Non capivo infatti. C'era on played sui livelli che non avete fatto. Mentre se l'avete fatto vi dà beaten. Ah, ok. Perfetto. Quindi direi di andare al secondo. Sono... Se ci arrivo sono anche molto veloci come capitoli. Se ci arrivo. Ah, cliccando spazio andate più veloce tra il...
nella scelta dei livelli. Che cacchio è? Questo sembra il Dottor House. Toh. Del disco. Ma perché? Ho vinto. Ho vinto, ragazzi, ho vinto. Ok, non so, non so, non lo so. Una moneta, tiè, c'ha la moneta, barbù. Non la vuole. Tiè il bidone, la moneta. Ma che cacchio? Ma cosa? E ho vinto! Raga, non ci sto capendo niente. Ve l'ho detto, è un gioco senza senso. Ci sono... Cosa dovrebbero essere una yankette? Esplosa la mucca. Ok, piscina. Allora, c'è tipo... Questa è la bomba. Sicuro. Tiè, ciapa. Si mette a ballare i telecazzi. Non ho capito il motivo. Eh beh, giusto. Cantiere. Allora, sordo. Dai qua. E infilalo dentro. Bella. No, bomba atomica. perché è esplosa? Non lo so. Schimese. No, questo mi interessa. Ma cos'era quel robo? Cos'è uscito dall'acqua? Non era un pesce quello, dai, non dite che è un pesce perché mi arrabbio, eh. Toh, tiro un calcio a lei. Calcio a lui. Questo cos'è? Che roba è? Ok. All'aereo. Oh, la porta. No, ah no, cacchio, aspetta. Cos'è successo? Cioè, cos'era una pala quella? Aspetta, se prendevo la bomba non faceva, vero? Perché sennò potrei provare tipo a prendere la bomba e la tiro giù dalla cosa. Raga, cosa ho appena visto? Tipo valigetto. Oh, ho trovato la bomba. Sì, ma cacchio, aspetta un attimo. Se tipo clicco il serpente. No, mi mangia una gamba. Allora, il soldo me lo faceva prendere, quindi il soldo è da fare. Poi, non è da inserire nella macchinetta, forse qui. Ho vinto, non ci credo. Cosa ho fatto? Ho preso pure l'oro, cioè oro, argento e bronzo, non capisco in base a cosa te li dia, ma vabbè. E questo posso? Non esplode niente, vero? No, ok, ho una pala. Serpente. Dai, mo' li tira una palata al coso. Allora, dentro la bomba. Genio. Il genio, perché tutte le altre bombe non possono spegnerla, no? Assolutamente. Ho vinto intanto. Ti sta bene. Io direi, facciamo anche il capitolo 3 e poi magari chiudiamo qua la parte, perché non so nemmeno quanto è venuto, perché ho tutto schermo, non riesco a vedere l'ora. Coffee. Buongiorno. Tiro un calcio. No? Cosa ha fatto? Un ascensore, ok. Ok, l'estintore va bene. In testa al vecchio. Tiè. Eh beh, certo. Sottomarino. Qui. No, forse non è stata una buona cosa. Cos'è sta roba? Ah, una caverna. Gas. Perché c'è una chiave in... Ho vinto. Cos'è sta roba? Ah, un bunker. Prendi questo? Ma perché tiri i calci? Devi tirarlo su con le mani e poi buttarlo via, semplicemente. Allora, questo mi serve per forza. Poi lo buttiamo giù dall'ascensore, per esempio. Ah, ma loro si dovevano salvare. Perché io pensavo in ogni livello ci fosse una bomba, non che dovessimo salvare la gente. Allora, il ragno serve. Dammi questo ragno e buttalo fuori dalla finestra. Bravo ragno. Serio? Che cacchio ho fatto?
Cos'era? Ho vinto intanto, ho vinto. Ma cosa ha fatto il ragno? Non ho capito. Ha tipo ribaltato. Allora mi serve il secchio. E qui dentro. Ma se lo beve comunque alla fine. Allora, siluro. E fuori dalla finestra. Bella. Serio? Cioè, ok, va bene. Allora, intanto il cappello mi serve per forza. E fin qui ci siamo. Poi glielo ridai. Grande. Il migliore, sei il più forte. Ho vinto, eh. Ok, caffè, caffè. Allora, intanto il secchio mi serve. Poi glielo diamo in testa a lui. Ma non in testa a me. Ok. Non capisco. Bonus round, che è? Cos'è sta roba? Cos'è successo? Vabbè, comunque, abbiamo fatto i primi... Oh, che roba è? Cioè, devo prendere l'oro in ogni coso, in ogni round. Quindi se questi sono tre capitoli, ognuno c'ha 6 round, io devo prendere 18 ori per sbloccare questo. Ho capito. Una cosa... Se voi conoscete... Intanto io torno indietro. E ancora indietro. Allora... Concludo qua la parte intanto. Se voi conoscete il gioco, temo di sì, cioè penso di sì perché penso sia abbastanza conosciuto come gioco. Se voi conoscete appunto il gioco e sapete come faccio a prendere l'oro, sapete come fare a prendere l'oro nei vari round, ditemelo. Perché io non lo so, cioè mi ha dato l'oro a caso. Penso sia per il tempo probabilmente. Non lo so, boh. Comunque, se lo sapete, ditemelo, scrivetemelo nei commenti. Scrivetemi anche se vi piace come serie che volete che la continui. Perché penso sia un bel gioco. Senza senso, ma fa lo stesso. Quindi, niente, ci vediamo probabilmente alla prossima parte. Let's play Mac Pixel, MC Pixel, qualcosa Pixel. Qui da Landolf è tutto. Ciao a tutti.